Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 41. Finalmente, sono passati 3 giorni da quando Sara si è risvegliata e finalmente oggi usciremo da questo ospedale. Salve Matteo. Ecco, firmi qui, potete uscire dall'ospedale. Firmai e uscimmo dall'ospedale, salimmo in macchina e ci avviammo verso casa. Papà, andiamo al Mac? Va bene, piccola. Cambiai rotta e andammo verso il McDonald's. Papi, quanto manca? Piccola, 10 minuti e siamo arrivati. Va bene. Feci lo zapping con la radio e c'era quella dannata canzone Occidentals Karma. Oddio, la odio. Papi, lasciala. Che palle. Ed ecco Sara ed Est che cantano a squarciagola quella dannatissima canzone. Oddio, finalmente siamo arrivati. Dai, papi, non è brutta questa canzone. La detesto. Uscimmo dalla macchina ed entrammo al Mac. Andammo verso lo schermo e iniziamo a scegliere il cibo. Presi lo scontrino e andai alla cassa, pagai e aspettammo il cibo. 53. Siamo noi. Vassoio, giusto? Sì. Presi il primo vassoio ed Est il secondo. Salimmo le scale e andammo alla ricerca di un posto. Dannazione, neanche uno. Ci tocca andare dove c'è la sala giochi, sperando di trovare posto. Papi, è vuoto. Meno male. Ci sedemmo e iniziamo a mangiare. Piccola, ma una domanda posso fartela? Certo, papi, dimmi. Come hai fatto a cadere dalle scale? Nulla. C'era qualcuno davanti a te? Ho visto delle mani spingerti. No, papi, da sola sono caduta, ho messo male il piede e basta. Senti, dimmi la verità. Ecco, c'era un uomo alto e mi faceva cenno di stare zitta e di avvicinarmi. Presa dal panico lo feci e mi butto giù. Chi è questo qui? Non lo so, papà. Boh, non lo so, è tutto così strano. Dopo questa conversazione c'era il silenzio più totale. Uscimmo dal Mac e andammo a casa. Quando aprì la porta di casa, rimasi allibito.